Fiera Didacta Sicilia, bentornati, siamo noi dallo stand 13 della Tecnica della Scuola, siamo in compagnia di Franco Pignataro, presidente dell'ITS Steve Jobs, benvenuto Franco. Buongiorno a voi. E con Sheila Scerba, direttrice della formazione dell'ITS. Buongiorno oggi, a tutti. Benvenuta Sheila. Oggi quindi parliamo di ITS e sappiamo che questo ITS Steve Jobs si è già diffuso sul territorio, nasce a Caltagirone, ma già ci sono realtà a Catania e a Palermo, ci sono anche prospettive di ulteriore crescita, Franco? Ma sicuramente su Catania noi adesso abbiamo acquisito una sede che speriamo nel corso dei prossimi 2 anni possa diventare un primo campus di studi parauniversitari nel settore delle alte tecnologie, perché pensiamo che l'idea degli istituti tecnici superiori Academy, che da non confondere con le scuole secondarie di secondo grado, sia oggi strategica per lo sviluppo del paese, in quanto la nostra formazione è curvata al mondo del lavoro, alle esigenze delle imprese, per cui cresce la scuola e crescono le aziende. Perché quindi è un percorso parallelo all'università post diploma, quindi perché i ragazzi devono scegliere l'ITS? Perché è una scelta efficace? Ma perché ci sono studenti che non hanno una vocazione di studi universitari, nel senso che hanno un approccio anche in termini di apprendimento più legato alla pratica, più legato alla produttività. Tuttavia gli studenti che conseguono il nostro titolo possono anche proseguire gli studi universitari qualora loro siano interessati, perché c'è un percorso di ritorno. Noi abbiamo studenti che drop out, fuoriusciti nei primi 2 o 3 anni dall'università, che si iscrivono da noi, ma qualche studente, oltre che andare a lavorare, ha la possibilità anche di continuare il percorso di studio universitario con il riconoscimento dei crediti che nel nostro caso coinvolgono il Dipartimento di Informatica dell'Università di Catania e ora anche di Ingegneria Meccanica per i corsi di meccatronica che sono partiti l'anno scorso. Franco, per capirci, il ragazzo che volesse iscriversi a questi corsi deve avere un diploma di scuola secondaria superiore? Deve accedere con questo, dopodiché c'è un numero chiuso? C'è un numero di 25 alunni per ogni corso, quindi significa che noi facciamo una selezione all'inizio di ogni biennio e all'interno di questa selezione gli studenti che non tanto devono avere capacità tecniche, perché noi abbiamo studenti di liceo, ma devono avere una grande motivazione verso uno studio che li porta un orientamento al lavoro, perché le aziende non ricercano solo persone tecnicamente preparate, ma persone che hanno autonomia, responsabilità, rispetto degli orari di servizio, capacità di lavorare in gruppo, che oggi è una delle competenze trasversali indispensabili nel mondo del lavoro. Sheila, tu sei direttrice della formazione, quali sono i vostri corsi? Di cosa vi occupate esattamente? Allora, noi ci occupiamo principalmente di formare tecnici superiori in ambito informatico. Formiamo programmatori e sviluppatori di app ed è uno dei profili più richiesti dalle aziende ed è uno di quei profili per i quali quest'anno per la prima volta abbiamo avuto anche la premialità. Quindi il nostro ITS dal sud, il nostro ITS qui in Sicilia ha avuto la premialità al pari degli ITS che lavorano in regioni dove chiaramente il bacino imprenditoriale è più ricco di quello nostro. Quindi questo ci dà grande soddisfazione, ci dà grande soddisfazione anche il fatto che l'80% dei nostri studenti trova lavoro entro 12 mesi dal conseguimento del diploma. 8 su 10 lavorano addirittura, esatto. Franco mi diceva, anche prima di finire il percorso. Sì, prima di finire il tirocinio, perché il nostro percorso formativo è diviso in 2 step. Noi realizziamo 3 semestri in aula in attività laboratoriali in cui i ragazzi apprendono tutti i contenuti relativi alla programmazione e gli ultimi 6 mesi vengono fatti di tirocinio in azienda. Chiaramente le aziende investono sui tirocinanti, investono in termini di tempo, in termini di spazi e chiaramente fidelizzano lo studente, ancor prima molto probabilmente di finire il tirocinio viene contrattualizzato e rimangono i nostri studenti in Sicilia, che è una delle conquiste sicuramente più importanti, certo, in questo momento storico. Si parla anche tanto di south working, abbiamo anche molti studenti che lavorano restando al sud per aziende del nord, quindi il digitale è sicuramente una delle sfide
innovative di questa fase storica, il PNR ci dà grandi spazi e quindi tutti quei giovani che hanno voglia di scommettersi, che hanno la passione per il digitale, sappiano che c'è questa opportunità. Esiste questa opportunità in Sicilia, perché siamo a Caltagirone, siamo a Catania, siamo a Palermo e condividiamo i nostri percorsi formativi con le aziende ed è una condivisione reale. Ogni anno con loro scriviamo i progetti, inseriamo quei linguaggi di programmazione che loro ritengono più utili e più innovativi e per il resto sì. È una formazione continuamente aggiornata. Esatto, sulle esigenze aziendali e su effettivamente quei framework e quei linguaggi più attuali e più richiesti. Il nostro personale, sono i nostri docenti? I nostri docenti sono per l'80% imprenditori o liberi professionisti che operano nel settore, per il 20% provengono dal mondo universitario, perché comunque l'impalcatura storica dell'università è importante per dare una formazione che sia effettivamente valida e spendibile nel mercato del lavoro. Grazie Scilia, un'altra domanda per Franco, perché prima diciamo a microfono spento tu mi parlavi delle STEM e dell'associazione STEM e ragazze, com'è la situazione nei vostri corsi? Se vuoi riformulare la domanda, perché non ho capito bene. Prima tu mi accennavi al fatto che nell'ambito STEM ci sono magari poche ragazze, ma sì, in effetti, cosa dobbiamo... ancora i nostri saperi, saperi informatici, saperi meccanici, vengono visti come dei saperi duri, non come saperi morbidi della cultura umanistica. Mentre quindi nei corsi abbiamo una presenza di circa 3-4 ragazze per ogni singolo corso. Noi lavoreremo anche nei prossimi anni attraverso le STEM, sensibilizzando le scuole secondarie, proprio perché sappiamo benissimo, lo testimonia la nostra esperienza di inserimento lavorativo, che le ragazze sono tra le migliori, perché non c'è un pregiudizio culturale, non c'è una resistenza dal punto di vista dell'apprendimento. Si tratta di scelte legate ai percorsi di vita e devo dire che le nostre ragazze... L'approccio culturale che ancora pone resistenze e riporta la vecchia dicotomia di Bernard Snow, che appunto parlava delle due culture, che occorreva superare questa dicotomia tra cultura umanistica e cultura scientifica. Non per ultimo noi abbiamo voluto dedicare la nostra scuola a Steve Jobs, la cui biografia e il cui impegno ha messo insieme la cultura umanistica e la cultura tecnologica, proprio perché l'impegno di Jobs attraverso la digitalizzazione è stata quella di eliminare le difficoltà di accesso alla tecnologia attraverso la digitalizzazione, attraverso il dito, e quindi umanizzare le tecnologie. Diciamo alle nostre ragazze, accostatevi agli ITS Academy, accostatevi alle discipline STEM, perché sarete eccellenti anche in questo settore, come sempre. Grazie al grazie presidente Franco Pignataro, grazie a Scilla, grazie a voi, buon lavoro, grazie, alla prossima.